Una buona giornata a tutti i nostri lettori, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. L'argomento del giorno, beh, l'argomento della settimana che ci avete dettato è proprio, se vogliamo, collegato a quello che vediamo alle nostre spalle. Ovvero, è probabile che al termine dei lavori, per quello che riguarda la viabilità di Porta Santa Maria o comunque Porta Garibaldi, ci possa essere del cambiamento per quello che riguarda la viabilità della nostra città. Praticamente potrebbe essere cambiato il senso di marcia per quello che riguarda l'uscita, ovvero si potrebbe appunto uscire da Chioggia, da zona Duomo, rendendola a senso unico nel senso opposto dell'attuale o rendendolo naturalmente il tratto di strada di zona Duomo a doppio senso. Si sta parlando tanto di questo argomento, si stanno studiando appunto delle varie proposte, c'è anche l'aiuto della sovrintendenza, ma noi vogliamo capire, i chioggiotti sarebbero diciamo favorevoli a questo cambiamento o invece meglio mantenere la situazione com'è? Anche se ovviamente il ponte di Santa Maria di Porta Garibaldi con gli anni che passano deve naturalmente sopportare sempre più il traffico della nostra città, andiamo a sentire il parere dei nostri concittadini. Andiamo! Siamo al Caffè Marconi, la realtà storica della nostra città, con la titolare Leonora. Già si sta parlando di questo argomento, del possibile cambio della viabilità e tu stai già sentendo il parere dei tuoi clienti. Chioggia è una città viva, la gente si muove a qualsiasi ora, c'è movimento e tutto e quindi non vedo il motivo per poter rifare, per me è una confusione, ecco, per me dovrebbe rimanere tutto com'è e proprio per il motivo che Chioggia è una città viva, vive a qualsiasi ora di giorno e di notte, quindi per me non va bene. Siamo con Cinzia di Bar da Cinzia, uno snodo importante a livello di traffico la sua zona, a lei chiediamo, che ha seguito naturalmente queste voci, meglio un cambiamento per quello che riguarda la viabilità in zona Duomo o meglio rimanere come si è adesso? Per me è meglio rimanere come si è adesso, visto che fino adesso ha funzionato, quindi non vedo motivo di poter cambiare, insomma. Io penso che sia meglio come prima, anche perché ci sarà un caos. Penso che anche Sottomarina abbia disagio e anche a Chioggia, visto che io abito qui a Chioggia, vorrei avere più possibilità di entrare e di uscire. Viabilità quindi da mantenere così come sta? Sì, per me sì. C'è da considerare il fatto dei mezzi urbani di Chioggia. Il servizio rimane invariato, soprattutto per le persone che hanno bisogno di spostarsi per l'ospedale, il cimitero o altre cose, rimanga sempre quello, perché sappiamo benissimo che una persona anziana ha bisogno di un mezzo di trasporto se non ha una macchina o qualcos'altro. Ecco. Parlando con qualche veterano però all'interno del tuo bar ci dicevano che un tempo, e me lo ricordo anch'io, c'era il doppio senso di marcia per quello che riguarda naturalmente via Duomo. Sì, c'era il doppio senso di marcia, però facendo il doppio senso penso che si verrebbe a creare un po' di caos, insomma, a livello di logistica. O si pensa di fare una città dove la gente vive quotidianamente di tutto quello che offre la città, e per i residenti soprattutto, oppure si pensa questa è già una cosa più grande, se uno vuole fare una città più turistica, più tranquilla, più tutto, bisogna pensare cose più grandi di questa, quindi trasferire tutta la vita sociale, della pesca, dei negozi, degli uffici, tutto magari fuori Chioggia, e questo io penso che a Chioggia non può essere possibile perché la città così muore.